Buongiorno a tutti. Per iniziare possiamo dire che l'arteriosclerosi è una patologia immunofiammatoria cronica progressiva della parete basale. La eziopatogenesi di questa patologia è fortemente legata ai livelli di colesterolo LDL circolante. I farmaci ad oggi in prima linea contro questa patologia sono sicuramente le statine, eventualmente in associazione con ezetimibe. Infatti sono in grado sia di diminuire il livello di colesterolo LDL che la risposta infiammatoria, mentre più recentemente sono stati introdotti nuovi farmaci che sono inibitori di PCSK9. Che cos'è PCSK9? Sta per proteina convertasi su ptilisina chixina tipo 9. È una proteina che è in grado di legarsi a recettori epatici per le LDL, dirottandoli quindi verso l'eliminazione piuttosto che verso il riciclaggio, diminuendo quindi la loro presenza sulla superficie epatica e provocando un aumento dell'LDL circolante. Utilizzando quindi nuovi anticorpi monoclonali anti-PCSK9 come alirocumab e evolocumab, si impedisce il legame appunto di PCSK9 ai recettori delle LDL, aumentandoli e quindi favorendo la ricaptazione del colesterolo LDL, con conseguente riduzione dei livelli circolanti. Tra i più recenti markers dell'infiammazione utilizzati nella valutazione del danno vascolare aterosclerotico ci sono i NETs, i neutrofili extracellular traps, che sono reti di cromatina decondensata contenenti enzimi come elastasi e mieloperossidasi che vengono rilasciati dai neutrofili in risposta a stimoli esterni di diversa natura, che fisiologicamente hanno lo scopo di contenere e neutralizzare l'eventuale infezione e di regolare la risposta infiammatoria. Nell'ambito dell'aterosclerosi, il rilascio di NETs può essere collerabile a uno stato progolativo proaterogeno. In letteratura, fino ad oggi, è stato più volte dimostrato che le statine, oltre al noto effetto ipolipemizzante che abbiamo visto prima, svolgono un'azione sia sul progredire del danno vascolare, sia sulla risposta infiammatoria collerata all'aterosclerosi. Non sono però presenti a tutt'oggi dati che abbiano verificato l'effetto diretto di inibitori di PCSK9 sul quadro infiammatorio in modelli umani. Quindi lo scopo dello studio è stato valutare la risposta infiammatoria, in particolare in NETs e citochine, in pazienti dislipidemici ad alto rischio cardiovascolare, non a target, cioè con valori di colesterolo LDL non abbastanza bassi, trattati con inibitori di PCSK9 associati a statina. Lo scopo del nostro studio è stato quindi confrontare questi pazienti con i dati rilevati in un gruppo di pazienti dislipidemici già a target solo in terapia con la statina. In questo studio sono stati arruolati 19 pazienti affetti da dislipidemia ad alto rischio cardiovascolare, di cui 13 avevano valore di LDL non a target, quindi sopra i 70 mg di cilitro, con la dose massima di statina tollerata, a cui sono stati aggiunti inibitori di PCSK9, alirocumab e evolocumab. 6 pazienti invece avevano colesterolo LDL già a target, quindi con valori sotto i 70 mg di cilitro, e sono stati lasciati solo in terapia con statina. I pazienti sono stati sottoposti a rilevazione dei parametri antropometrici, esecuzione di esami ematochimici, quantificazione di NETs attraverso la determinazione dei livelli di elastasi rilasciati dai neutrofili in cultura, rilevazione di citochine sieriche, in particolare IL-8, IL-10, IL-17, IL-1 beta e TNF-alfa. Per quanto riguarda i risultati ottenuti, come atteso non c'erano differenze statisticamente significative tra i due gruppi per quanto riguarda parametri demografici, antropometrici e fattori di rischio cardiovascolare. Sempre come atteso, al tempo zero, cioè prima di trattare i pazienti con PCSK9, il colesterolo totale e il colesterolo LDL erano più alti nei pazienti che poi sarebbero stati trattati con inibitori di PCSK9 in associazione a statina. Analizzando la variazione di colesterolo LDL nei due gruppi, si è notato che c'è stata un'importante riduzione fin dal primo mese di colesterolo LDL nei pazienti in terapia con inibitori di PCSK9, che poi si è mantenuta stabile nel tempo in cui c'è stata l'analisi dei pazienti, cioè 1, 3, 6 mesi.
non sono state rilevate differenze statisticamente significative invece per quanto riguarda il colesterolo LDL nei pazienti trattati con solastatina. Infatti i pazienti erano già a target con la statina al tempo zero e vi sono rimasti a 6 mesi. Analizzando invece la variazione di elastasi nei due gruppi, si è visto come non si sono rilevate nel tempo differenze statisticamente significative né nei pazienti trattati con PCSK9 con statina né nei pazienti trattati con sola statina. Altro punto focale del nostro studio è stato quello di analizzare quindi le citochine, in particolare L8, TNF-alfa, L17, L10 e L1 beta, e si è notato che non c'è stata una rilevazione statisticamente significativa di differenza al tempo zero e nei pazienti a 6 mesi, sia nei pazienti trattati con statina e inibitore di PCSK9, sia nei pazienti trattati con sola statina. Per quanto riguarda le conclusioni del nostro studio, abbiamo potuto notare che c'è stata una potente azione ipocolesterolemizzante di PCSK9 già al primo mese dopo la sua somministrazione, con una riduzione media di colesterolo LDL di circa il 50%. Questi dati sono in linea con i dati di letteratura. Altri studi hanno già analizzato l'effetto svolte sulle statine sull'infiammazione cellulo-mediata, umorale e più recentemente anche sulla sintesi di NETs, ma nessun altro studio fino ad ora aveva valutato direttamente nell'uomo la possibilità che inibitori di PCSK9 potessero essere in grado di agire sulla risposta infiammatoria, in particolare sul rilascio di NETs. In pazienti ad alto rischio cardiovascolari, già trattati con la dose massimale di statina, sembrerebbe quindi che l'aggiunta di somministrazione di PCSK9 non influirebbe sulla capacità dei neutrofili di rilasciare NETs, né sull'andamento del tempo delle citochine infiammatorie valutate. Nonostante l'eseguità del campione, è quindi ipotizzabile che il quadro infiammatorio in pazienti già trattati con statina ad alti dosaggi risulti già fortemente modificato e che pertanto il trattamento con aggiunta di PCSK9 non sia in grado di avere un effetto additivo dimostrabile sui parametri infiammatori analizzati. Grazie.